Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo vlog. Oggi, ragazzi, andremo a vedere la mappa Zielonka della Premium Expansion. Metto un attimo la pausa, così ve parlo un attimo, altrimenti mi va avanti il video e non lo recupero più. Questo video qua è stato preso dal FarmCon, pubblicato ieri da Giants, e questo è quello che hanno visto quelli che hanno partecipato appunto al FarmCon 23. Finalmente anche noi che non c'eravamo possiamo vedere che cosa hanno mostrato. In questo video fanno un giro per la mappa e quindi vedremo un po' la mappa. Avevo già fatto vedere qualche screenshot che era trapelato qua e là in bassa risoluzione, se vi ricordate, ma finalmente qua andiamo a vedere le cose in HD, diciamo, no? Perlomeno in HD. Quindi, prima di cominciare, il video, ragazzi, dura 21 minuti, io cercherò di fare dei tagli in modo che duri meno. Non l'ho mai visto, quindi lo sto vedendo con voi la prima volta. Ho deciso di non guardarlo ieri, ma di aspettare oggi, questa mattina, per fare il video in modo che la mia reaction sia la più vera possibile. E niente, fatte queste premesse, vi ricordo Twitch, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime potete abbonarvi gratis. Il mio secondo canale è RobbyMel81Extra, se siete interessati anche ai retro gaming, ai retro games, ai giochi di una volta, insomma, o anche ai giochi del presente, quindi, perché porto praticamente di tutto. Lo trovate in descrizione, RobbyMel81Extra. E poi potete già acquistare, preordinare questa Premium Expansion, l'Orce Pack e tutto quanto, se siete da PC, dalla mia affiliazione Giants Partner, ed aiutarmi così a raggiungere la Partner Oro, che sarebbe il mio sognetto. Ma ciancia le bande, iniziamo un po' a vedere quello che la Giants ci mostra. Questa è la fattoria iniziale, quindi questa è la nostra casetta polacca, molto bellina. La farm è più scarna, non la potevano fa, cioè proprio scarnissima, perlomeno questa parte qui è molto scarna. Mi stai a far girare la testa, amico mio. Mi stai a far girare la testa. Se ruoti il mouse un altro po', vomito. Allora, la casa non mi sembra... boh, non mi sembra appiattita molto bene, spianata molto bene. Ragazzi, non mi sembrano spianati molto bene questi edifici, Mi sbaglio? Cioè, li vedo abbastanza mezzi storti, mezzi... vabbè, comunque è sempre una beta, ragazzi. Quindi può darsi pure che hanno piazzato lì due posizionabili prima di fare la live. Però, vedete, tutto un po' sconnesso, tutto un po'... questo, vabbè, il Deutz Fahre, quello uscito per il FarmCon. Rigira un altro po' il mouse, che ancora non ho vomitato il caprino del 92. Allora, amici, come vedete, qui c'è un cartellone che ci mostra le patatine fritte, perché, a mio parere, le patatine fritte saranno una delle nuove produzioni di questa mappa. E dopo vi faccio vedere, anche perché avevamo visto uno screenshot della fabbrica di patatine anche nei precedenti video liccati. Ci avevo fatto un vlog. Questa qua, ragazzi, è o un punto di vendita e basta per i vostri cereali, perché qua vediamo l'orzo e il frumento come simbolini. Oppure potrebbe essere anche il mulino per fare la farina. Il problema è che io non vedo il simbolino della chiave. Non vedendo il simbolino della chiave, non sono sicuro che questa qua sia la produzione, effettivamente, sia il mulino. Però a vederlo sembrerebbe il mulino in tutto e per tutto. Magari il punto per comprare tutto, per acquistarlo, sta in mezzo. Vedete che in mezzo c'è una stradina, lui non ci va in mezzo. Vedete, c'è una stradina, perché questa qua è la stessa cosa che io ho visto nei video liccati nei video leak, insomma, nei video che erano usciti, e lui fa tutto il giro intorno e basta. Da notare invece una cosa che non si era vista da quei video in bassa risoluzione, queste specie di finestrelle che si muovono, forse spurgano l'aria, guardate, vedete? Molto bella questa animazione. È come se da qua uscisse dell'aria. Vedete? Molto bella sta roba qua. Comunque, vabbè, lui fa tutto un giro e poi riesce.
E qui andiamo verso un'altra fabbrica, quella che a mio parere è la fabbrica di patatine fritte, perché ce l'hanno proprio di... Allora, la fabbrica è tutta scritta, c'ha tutte le scritte in polacco, come vedete. Però ci sono le patatine fritte ovunque. Vedete, sui muri, sulle insegne, eccole qua. Quindi c'è la patatina fritta ovunque. Non ci si può sbagliare, amici. Questa deve essere per forza la fabbrica di patatine fritte. Anche perché, ecco, questo è il punto di scarico. E qua c'è il punto per acquistare la fabbrica. Avete visto la chiavina, e quindi non ci possiamo sbagliare. Questa è la fabbrica di patatine fritte. Qua lui ci mostra un po' di paesaggi della mappa. Veramente, veramente molto bella. È un peccato che anche a 1080, io sto guardando il video a 1080, sgrana sto video. Forse perché la loro diretta non era proprio, o comunque la loro registrazione, non so che dirvi, non era proprio in alta risoluzione. Cioè la loro immagine dal PC alla fonte che ha registrato non era proprio in alta risoluzione, quindi non possiamo godere di un altissimo dettaglio. Però comunque qua ci mostrano tante belle cosine della mappa, tanti piccoli dettagli. Questa sarà tipo la zona forestale, una delle zone forestali, non credo che ci sarà una zona forestale sola. Vi ricordo che non ci è stato ancora mostrato il PDA, e anche loro lo tengono nascosto, se vedete. Lui sta andando un po' a memoria. Questo è un punto di scarico per il treno. Vedete, c'è il simbolino per chiamare il treno. Punto di carico e scarico dei treni. Ecco, vedete qua, scaricate e ricaricate. Quindi punto ferroviario. Ci si ributta su strada e si rivà. Ecco, vedete, vi stanno facendo vedere un po' il panorama, quello che è il panorama della mappa. Passaggio a livello. E altro punto interessante, anche questo l'avevamo visto dai video in bassa risoluzione. Questa sarà sicuramente la segheria trattino carpenteria. Ecco, qua si vede benissimo, guardate. Quindi produzioni di assi, tavole, eccetera eccetera. Ecco, è sceso al volo. Lui adesso vi fa vedere un po' i dettagli di niente, perché risale. Vabbè, forse ci voleva far vedere l'erba, quella roba lì. Comunque vabbè, questa è la segheria trattino carpenteria. Sto andando un pochino veloce, ragazzi, perché non voglio che questo video durerà ore. Quindi vi sto facendo vedere le cose più essenziali. Anche questo mulino a vento che vediamo qua l'avevamo visto nei leak usciti, e quindi nel mio vlog. Ma adesso lo vediamo un pochino meglio. Eccolo. E qui si conferma la mia opinione che non è un punto di produzione, un punto di vendita, un punto di scarico, non è niente, perché come vedete non ci sono trigger. Lui ci ha fatto vedere la cicogna adesso sul camminetto, perché qua ci saranno le cicogne un po' dappertutto, ed è bello vedere che loro si soffermano sul farci vedere le cicogne, come se a noi ce ne fregasse qualche cosa delle cicogne. Comunque, effettivamente i campi mi sembrano quelli standard. Diciamo, dai video che avevano fatto loro, mi sembravano campi più collinari. E quindi avevo detto, ragazzi, finalmente la Giants ha messo i campi collinari. Qualcuno che non ha capito quello che io volevo dire mi aveva scritto nei commenti: ma ci sono già i campi collinari nelle mappe di default? Io non volevo dire che i campi erano tutti piatti nelle mappe di default. Per campi collinari io intendevo campi come la mappa di Edo, come la mappa Italia, cioè con delle discese, dei sale scendi importanti. E invece no, a quanto pare siamo sulle salitine, sui campi un po' in salitina di default, effettivamente. Mi aveva un po' ingannato il loro trailer. Qua abbiamo un altro punto di scarico, ma credo che sarà anche produzione. Sì, ecco qua. Andiamo dietro un attimino. Andiamo indietro di un frame, scusate, che si vede qua. Ecco,
ma ovviamente non sappiamo che tipo di produzione sia. Non lo so. C'ha tutte le scritte in polacco, c'è un simbolino lì, ma non ho visto bene. Non si vede bene, raga, la risoluzione non è grandissima. Quindi è sì una nuova produzione, potrebbe essere, si era parlato di cibo in scatola, di zuppe, quindi potrebbe essere una produzione per questa roba qua. Davanti ne abbiamo un'altra di produzione, vedete che qui c'è il punto per acquistarla, qua c'è il punto di scarico, ma anche qui l'insegna non ci aiuta, non è immediata, vedete? Non è affatto immediata, non saprei dirvi che tipo di produzione sia. Se l'avete capito, scrivetelo nei commenti, che fate un favore a me e ad altri. Però scrivetelo se parlate polacco e l'avete tradotto, oppure se è una vostra teoria, perché bisogna sempre fare scindere le due cose, cioè tra teoria e scrivere le cose come se si avesse la verità in mano. Qua vediamo questi fantastici edifici in stile polacco, la zona abitata, insomma, la zona residenziale, bellissima, mi piace veramente tanto questa parte qua, bella bella bella. Sì, ma non ci fa vedere il trattore, zoomma, cioè allontana la visuale, no, zoomma, il contrario, come si dice, vabbè, insomma, allontanati. Vabbè, qua c'è tutta la bellissima zona abitata. A me piace veramente tanto questa zona. Hanno preso tanto spunto dalle mappe polacche che già conosciamo e che già abbiamo visto. Qua c'è un'altra produzione. Anche qua mi sembra che siano cornetti. Questa mi sembra chiaramente l'icona di un cornetto e questo mi sembra il pane. Potrebbe essere o una nuova produzione che fa dolcetti, cornetti e cose varie, oppure potrebbe essere semplicemente il panificio, il forno, con un'ambientazione più polacca e fare semplicemente pane e torte come fa il forno di default. E qui infatti vediamo le pagnotte, quindi che questo sia un forno non ci piove. Bisogna vedere se fa le produzioni di default e il cornetto è messo lì per abbellire, oppure farà anche cornetti. Qua abbiamo un'altra produzione, c'è un gallo mi pare. Che cos'è un gallo questo? Scordatevi che sia una macelleria, perlomeno per produrre carne, perché la carne non può finire su farming, quindi non è nulla secondo me che riguarda gli animali, anche perché questo punto di scarico non c'entra nulla con gli animali, questo punto di scarico qua. Questo è un classico punto di scarico, mentre per scaricare gli animali ci vuole il punto, quello con la zampetta. Ah no, niente, guardate, Kogushik Supermarket, quindi è un supermarket, a posto, a posto. Ve l'ho detto che sto vedendo le cose in diretta con voi, ma a me mi sembra più una casa che un supermarket, sinceramente lo potevano far meglio. Hanno preso il modello di una casa e ci hanno scritto supermarket, non mi piace. Questa è un'altra produzione, è la produzione di pianoforti, da quello che vedo. Da quello che vedo, raga, qua si producono pianoforti. Da quello che capisco, che intuisco, quindi probabilmente qua ci scaricherete le assi di legno, qualcosa per fare i pianoforti. Qui anche c'è la pubblicità delle patatine. Ecco perché c'erano i cartelloni pubblicitari in città con il simbolo dei pianoforti. Bisogna vedere se sta costruzione di pianoforti sarà una missione tipo la barca, la nave, il cantiere navale della Platinum, oppure se veramente potremo vedere i propri pianoforti prodotti, caricarli col muletto e venderli. Secondo me sarà più una missione, sarà più una missione di costruzione, tipo il cantiere navale, staremo a vedere. Qua c'è la caserma dei pompieri e io ho paura, quando in farming vedo le caserme dei pompieri ormai sono traumatizzato, ho decisamente paura. E qua stiamo entrando nel paesotto, come vedete. Bello, bello, lui ci fa fare un giro a piedi nel paesotto. Certo che i modelli dei pedoni li potevano pure cambiare, ragazzi. Sono sempre quelli dal 1931 che sono questi. E qua ci fanno vedere tutta la zona del parco, eccetera, eccetera. Ma la risoluzione è un po' bassina e quindi in realtà vediamo poco. Oh, qua stiamo entrando
mi pare di vedere in un'altra zona produttiva. Questa qui non è l'insegna della fabbrica. Quando vedete le patatine qua e là sono dei cartelloni pubblicitari, quindi non vi saprei dire. Latteria, vedete il simbolo del latte, le botti, quindi questa è latteria, mi sembra solo punto di vendita, però non credo che sia una produzione perché non vedo la chiavetta per acquistarla, quindi penso che sia semplicemente una latteria, ma che funga solo appunto da vendita latte e non da caseificio. Distributore di benzina, Stasia, Pep, non lo so, un saluto a tutti quelli che si chiamano Pep, ciao Pep. E un ufficetto, strano che io mi ricordo che ci mostravano anche lo shop, quindi probabilmente di qua si va allo shop. Un'altra produzione, ragazzi, vediamo un po', si entra questa produzione in mattoni, credo proprio che sia un'altra produzione, però non si sofferma, lui passa, va dritto, magari lo zuccherificio. Guardate là che bello il campetto da calcio, anche le macchine sono diverse, ci sono dei furgoncini, dei modelli di auto che non c'erano nelle altre mappe. Qui vediamo il campetto da calcio, molto bellino, mi piace. Campetto, questo è un bel campo, è un campone, ragazzi, altro che campetto, questo è un campo quasi da serie B, da serie C, dai, no, facciamo da Lega Pro. Bello anche questo punto dove ci fa vedere altre villette più isolate, tutte addobbate con fiori, fiorellini, molto bello questo punto, belle ste villette. E questo secondo me è il negozio d'animali, perché c'è appunto il simbolino degli animali. Questo è il simbolino degli animali e qua sicuramente si venderanno anche le balle di paglia, perché più giù c'è un trigger, balle di paglia, balle di fieno, acquisto animali, eccetera eccetera. E vi confermo, come vedete, che i campi hanno una pendenza di default, quindi c'eravamo un po' troppo, mi ero un po' troppo ingannato dal trailer, credevo di aver visto delle salite, delle pendenze, delle colline un po' come quelle della mappa di Edo, per capirci, e invece siamo sempre sul default tradizionale. E qua dovremmo arrivare allo shop, questo dovrebbe essere lo shop che chiude il video. Ecco qua l'officina, lo shop, ed ecco qua la pubblicità della pizza che abbiamo visto anche a quella specie di mulino, ammesso che sia un mulino. E qua ritorniamo nella farm principale, che continuo a ripetere è un pochetto scarna, un pochetto bruttina, non è che mi piace molto. Ragazzi, qua si conclude il loro video. Fatemi sapere nei commenti quali sono le cose che hanno più colpito la vostra attenzione, quali sono state le cose che più vi hanno deluso. A me, insomma, è piaciuta la fabbrica di patatine, mi piacciono le case, le zone abitate, mi piace poco la caratterizzazione della farm, se questa è la farm principale. Insomma, preferivo dei campi più collinari, invece a quanto pare i campi non lo sono, o meglio, lo sono, ma lo sono di default come lo erano appunto le altre mappe. Vabbè, io voglio sapere la vostra, raga. Vi ringrazio veramente di essere arrivati fin qui. Continuo a dire che questo comunque è un DLC che mi piace e che non vedo l'ora di provare. Grazie a tutti voi, grazie agli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Amici, per favore, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace, che per me è importantissimo, e vai di iscrizione, campanellina, tac. Amici, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.